Buongiorno amici di Facebook, oggi una giornata di lockdown e sono via Skype con un mio fraterno amico Umberto Guidi. Mio fraterno amico perché lui è una persona molto attenta di tutto quello che succede, ma non solo in Italia, ma principalmente a Siracusa. E allora io stamattina, dato che siamo chiusi dentro, mi voglio fare una bella chiacchierata come ai vecchi tempi, perché ci siamo stati nel lockdown e adesso ritorniamo da Umberto. Buongiorno e buon vigilia di Natale. Buongiorno a te, buona vigilia di Natale, come dici tu. Io non sono proprio precisamente natalizio, però va bene. Umberto, ma scusate, ma tu come tu, a me fare capire, chi ne ha, non abbiamo segreti, peli sulla lingua, neanche segreti, ma tu vivi da solo, Umberto? Sì. E come passo ora Natale solo? Abbandonato? Bellissimo. Magnifico. Ma visto, tu lo fai mangiare un betto? Sì. E che cosa vuoi? Vediamo. Non fare un caso di entrare in bello, vediamo il menù che ti stai preparando per Natale. No, non ho un menù, perché il Natale per me non è un giorno particolare, quindi non sono, diciamo, molto credente. Non mi interessa proprio. Quindi può mangiare magari la pasta con l'olio e basta. Posso mangiare, ora esco per fare la spesa, che è consentito. Ah, può uscire. È consentito, sì. Questo è un lockdown soft. Ah, ho capito. Non è lockdown, è un lockdown soft. Ma ti sta facendo un permesso, Umberto? Ti fai il permesso? Non c'è bisogno, perché se ti ferma la polizia, loro te lo possono fare loro stessi. Ho capito. Va bene. Dato che domani è Natale, non è il mio compleanno, onomastico, Umberto, perché mi chiamo di Natale, ma effettivamente ormai mi chiamo Buffa, anche l'ufficio anagrafe, sto cercando di cambiare il cognome. Non si può cambiare, però va bene lo stesso. Bertuzzo, cosa vuoi raccomandare in questo periodo di lockdown, che tu sei un no accanito, una persona che stai credendo, che crede proprio in questa malattia? E ogni volta, anche se io ti dico qualcosa che non va, tu mi tiri le orecchie e mi dici buffa, ma da che è vero? Cosa vuoi raccomandare? Non è una questione di credere o non credere, perché siamo sempre là. Non dobbiamo parlare, secondo me, di questa cosa, ne devono parlare i tecnici. Vero o non vero, non esiste, è una cosa mondiale. Se veramente questa grande spettre si è impossessata del mondo, e quindi c'è il 5G, i terrapiattisti, i negazionisti del nazismo, tutta questa gente che secondo me ha paura di pensare quello che potrebbe succedere, quindi si conforta dicendo non è vero. Io non ho nessun mezzo scientifico, non ho nessun mezzo tecnico per dire quello che dicono gli altri, io mi baso su quello che sento e su quello che mi convince. Quello che io penso, io ho conosciuto gente malata, ho conosciuto gente che è morta, non qua a Siracusa, a parte che sono morti anche a Siracusa, quindi io penso che questa cosa possa essere o esagerata o minimizzata, non lo so, ma sicuramente è una cosa che c'è, e credo che la gente debba stare attenta, perché noi rischiamo di uccidere la parte più debole della società italiana, perché come dicono, ci sono state più di 70.000 morti solo per il Covid, ma se tu vai a vedere le stime, così come invito a fare tutti questi signori che negano quello che mi pare chiaro, in Italia ci sono state decine di migliaia di morti in più rispetto agli anni passati. Boh, ci sarà un motivo. Però ripeto, non mi va di parlare di questa cosa, perché non sono un tecnico e non voglio indurre la gente a pensare cose che non vogliono pensare. No, no, mi voglio far tirare di nuovo le orecchie. Ma io ieri sera mai visto una partita di pallone. Che hai visto? Quando natura che prima di iniziare si abbaciava. I giocatori ogni gol si abbracciavano. Ma Pietro non c'è sto cosa. Ti piace per Natale, ma io non ti volevo abbracciare te stamattina e non ti posso abbracciare. Scusami, il calcio è un mondo a parte. E loro infatti si prendono e se lo riprendono continuamente. Perché loro si tamponano mattina e sera, sono chiusi in un recinto, perché il calcio deve rispondere a degli interessi economici importanti, e quindi loro sono praticamente la parte visiva, diciamo, di questa giostra, che in ogni caso devono rischiare, come l'ha avuto
quelli famosi, ora io non mi ricordo i nomi di questi calciatori, tutti se la sono presi praticamente quasi tutti, perché loro sono pagati anche per fare questo. Quindi il problema non mi pare. Chiudiamo un battuto, ci torniamo alla nostra città Siracusa. L'altro ieri, Umberto, mi sono fatto un giro, io cammino molto con la bici, come tu cammini con la motocicletta o con la bici. Umberto, e c'era passando nella strada dell'isola dove abito io, c'era la nazionale italiana di ciclismo. E allora io ci disse, Umberto, la siciliana, la buffa, stai attente puttusa. E allora un ciclista mi disse, cosa dici, cosa mi stai dicendo? Attente puttusa. Betto, ma si può fare in una città con questo clima? Ora io sono messo fuori qua all'esterno di casa mia, che si sta apparendo che siamo a state. E abbiamo il clima che il padre eterno ce l'ha dato, però abbiamo lasciato chi ne puttuso, un puttuso. Ma come si può governare una città del genere? Ora, che la strada sia piena di buie, sicuramente è così, sicuramente non è solo colpa di questo sindaco. Sicuramente non è solo a Siracusa che succedono queste cose. Io non credo che un'amministrazione si possa, come dire, giudicare solamente da questo punto di vista, anche se chiaramente non è un punto di vista, diciamo, favorevole. Il problema di questa amministrazione non è il fatto che loro possano o non possano, a secondo delle finanze che hanno, aggiustare o non aggiustare una strada, non l'aggiustano mai. Il problema di questa amministrazione è la prosopopea, l'arroganza di quello che fanno o di quello che non fanno, di quello che dicono o di quello che non dicono. Però noi con questa storia che abbiamo l'estate, abbiamo il cielo, abbiamo il panorama e tutto il resto, non possiamo andare avanti, perché intanto non è merito di nessuno. Noi siamo nati qua e abbiamo trovato questa cosa. Io non penso che in Trentino o a Venezia abbiano un panorama diverso. Sono belle altrettanto quanto. Se noi perdiamo tutte le battaglie di battaglie, se noi scendiamo in tutte le classifiche di vivibilità, e un motivo ci sarà. Quelli che hanno difeso il panorama, che bella Siracusa, il tramonto, l'alba, lavorano tutti e se ne sono andati tutti da Siracusa. E hanno la nostalgia di stare a Siracusa. Nessuno dei siracusani ha detto che sbagliava la classifica, l'ha detto tutti questi siracusani pentiti, emigranti, che essendo che stanno a Roma, a Milano o da altre parti, hanno questa cosa di difendere Siracusa su questo punto di vista. Non è così, perché io non trovo gente che dal nord è venuta a lavorare a Siracusa, o è venuta a studiare a Siracusa, o si è venuta a curare a Siracusa. Trovo sempre che il flusso è al contrario, da Siracusa verso fuori, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Campania, dalla Calabria. Quindi finiamola di dire che i grandi giornali del nord ci insultano, non ci insultano, dicono la verità. Non c'è la pulizia giusta, non ci sono i trasporti, non ci sono le amministrazioni che pensano di avere una visione. Perché ti voglio dire, Siracusa peggio ancora, perché se tu per esempio vai a Catania hanno una visione della loro città brutta, sbagliata, quella che è, ma ce l'hanno, noi non ce l'abbiamo. Io non ho sentito il sindaco, visto che manca il consiglio comunale, fare una seduta, un'udienza, una seduta pubblica e dire che cosa vuole fare e parlare con i sindacati, con i partiti, con qualcuno e vedere se sono d'accordo oppure no. Non l'ha fatto. Ti faccio sempre lo stesso esempio e posso essere sicuramente tacciato per dire sempre la stessa cosa. Il discorso è la semplicità. Noi abbiamo dei bus che dicono di andare in un posto e invece non ci vanno. E loro non... Che hai fatto, Umberto? Che cacciacciasi e cacciinesci, scusami. Loro quindi... non lo fanno. Loro non lo cambiano per non darci la confidenza. Bravo. Chiamano un bus che va in Ortigia, che non ci va, fa tutta la via Marta, gira, e poi quello che dovrebbe andare in Ortigia, mettiamo che è salito su questo pullman in via Rubino, vede Ortigia allontanarsi e loro lo lasciano a metà strada, perché a piedi se la deve fare. Però Umberto, ti chiedo scusa, tu hai detto una cosa che io
sto dicendo sempre tutti i giorni, id sanno che noi li stiamo indirizzando sulla strada giusta, però non ci seguono per non dare saggio, come diciamo a Siracusa. E allora id sanno imparare una cosa, che tutto quello che noi stiamo dicendo adesso gli ritornerà come un boomerang, da un colpo nella testa. Possibilmente lo faccio vedere questo video, ti faccio un esempio. Le piste ciclabili, io sono assolutamente a favore delle piste ciclabili. Sono a favore delle piste ciclabili dove si possono usare. Devi decidere se fare la pista ciclabile o una corsia preferenziale. In certi posti hanno fatto tutte e due, va bene. Ma non ci sono né l'uno né l'altro. Il problema è uno. La pista ciclabile, così come è stata fatta, è stata criticata proprio per come è stata fatta. Ti faccio un esempio. Il signor Italia, sindaco di Siracusa e già vice sindaco, è il capo del partito, chiamiamolo così, Azione, che fa capo a Calenda, il quale Calenda è candidato a Roma contro la Raggi. La Raggi ha fatto le stesse piste ciclabili, uguale. E lui ha fatto un video chiamandola una demente e dicendo che lui... Come si può votare per una persona che fa queste cose? Facendo vedere una pista ciclabile uguale a quella di Siracusa. Quindi dicendo demente alla Raggi, sto dicendo demente magari Italia. Esatto. Ora io voglio dire, Italia non si è scomposto, però se glielo diciamo noi siamo volgari, zozzoni, che non vogliamo le biciclette. Se glielo dice il suo capo, lui si è stato zitto, neanche il suo capo poi ha ritrattato, perché sono gente che fanno buon viso, cattivo gioco, perché lui doveva attaccare la Raggi e l'ha attaccato su quella cosa. Evidentemente anche lui non deve essere messo benissimo. E qua invece lui, Italia avrebbe dovuto difendere la Raggi perché l'ha fatto nello stesso modo e con lo stesso tipo di finanziamento. E invece sono stati zitti e muti. E in più Calenda ha detto che, o l'ha detto Italia, ora non mi ricordo, che Italia è il capo di questa partito Azione che fa chiama Calenda, il quale io credo che non ci siano nessuna delle possibilità che loro pensano che possano prendere un posto in Parlamento o al Senato, a meno che non trovino un modo di allearsi insieme ad altri, visto che ci sono 400 deputati in meno. Fra deputati, fra Camera e Senato. Umberto, però, quindi scusami, quindi voglio dire, il sindaco ha fatto, si è stato zitto ed è stato attaccato dal suo capo ed è andato avanti lo stesso sperando che nessuno lo sapesse. Il video l'ho postato io, l'hanno postato anche altri, l'hanno messo, perché come noi in questa città abbiamo dei giornalisti che fanno una domanda e suggeriscono la risposta. E il problema poi nasce da questo punto di vista. Però noi siamo messi male perché viviamo in una, come dire, in una mancanza di democrazia, noi manchiamo una mancanza di rappresentanza, noi non abbiamo nessuna voce in capitolo e nessuno che esca per le cose che succedono al palazzo. Bravo Umberto, scusa, una domanda, ma è in cane per caso Umberto? No, perché? È in disubbaiare. No, è in disubbaiare. Ho un gatto, ma non c'è. Autorità, se un cane abbaiava, non lo so che cos'è sincero. Ah, ecco, sì. Ma per esempio, io anche prepotente, questo assessore donna di nome Fontana, siamo Fontano Fortuna, Fontana, ha fatto, scusami, io da buono, io ho fatto assessore, metto, per disgrazia, 9 anni, però quando io si avesse trovato un petto guido che faceva degli interventi in base alle piste ciclabili, interventi giustissimi, dove hai avuto tu tanto applauso da tanta gente si era accusata. Ma scusa tu Fontana, ma perché non ti chiamare Umberto Guido e c'è a dire Umberto o signor Guido, come da chiamare, perché tu sei un tipo che sono un tenuto di lei da un cazzo. Ma non è vero. No, comunque io la Fontana non la conosco, ci possiamo confrontare, ma non succede, quindi questi, ma non si può confrontare con me perché io non rispondo, non rappresento nessuno. Lei si deve confrontare con i partiti che si prendono la responsabilità delle decisioni che in ogni caso prenderebbero, con i partiti, con i sindacati, con le associazioni, con quelli che rappresentano il territorio. Io non rappresento nessuno. Io posso dare un consiglio che tu, senza
darmi la confidenza di parlarmi, puoi pensare se è meglio o no, ma perché è dato da uno che passando, che come posso essere io, chiunque altro. Però voglio dire, è anche, come dire, esercizio di buona creanza, nel senso che se vedi che qualcuno si è accorto che magari questa cosa non funziona bene, cerchi di aggiustarla, come per esempio il percorso degli autobus. Ora è uscita un'altra notizia, ho visto che parteciperemo a un bando per comprare degli autobus elettrici. Meno male, ma un bando, per partecipare a un bando e arrivare alla fine di questa cosa passeranno anni. Quindi noi in Ortigia non avremo mobilità, non possiamo chiedere di restringere la mobilità privata, perché uno si deve dare da fare, deve poter andare in Ortigia, deve poter andare dove vuole, visto che tutti si lamentano per questa mancanza di democrazia, per quello che sta facendo il governo. Noi a Siracusa abbiamo una ZTL che ufficialmente c'è, ma è sempre spenta, perché poi hanno paura. Noi non abbiamo i trasporti pubblici in Ortigia perché la Giunta Garozzo, vice sindaco Italia, abbatté il ponte, e quindi tutti devono uscire ed entrare nella stessa strada, perché se non ci fosse il ponte Bufadeci, cioè il ponte d'Andalusia, quello dell'altra parte, vorrei vedere noi che cosa facciamo. Quindi i mezzi pubblici non possono entrare perché devono uscire le macchine, e non si possono creare dei sensi unici, non hanno fatto fino adesso, però non, il largo delle poste, o comunque riva della posta come la chiamano loro, si presterebbe preciso a fare un capolinea di 3-4 pullman piccoli che facciano il giro di Ortigia e che portino poi anche al capolinea dei pullman normali. Ma questo non credo che ci vuole un grande urbanista, visto che io sono stato accusato di essere tuttologo, perché mi dicono che faccio l'urbanista, che faccio l'ingegnere. Io non faccio niente di tutto questo, io cerco di misurare i bisogni di quello che uno trova per strada e cercare di aggiustarli e di dare delle soluzioni. Le soluzioni che avevo pensato io erano queste, che aveva peraltro fatto su e Bufadeci, quando i capolinee erano a riva della posta, non c'era chiaramente il parcheggio delle macchine e c'era l'altro ponte, le macchine uscivano dal ponte vecchio e i pullman entravano da quella parte, entravano solo i pullman. Ora dico, l'assessore Sorbello aggiustò in qualche modo questa cosa, aveva messo 3-4 capilinee in tutta la città, dove ognuno si interscambiava questa cosa. Ora, siccome sembra che io sono fissato con i trasporti, io non sono fissato, io dico solamente che siccome questi signori si presentano dicendo abbiamo fatto, abbiamo fatto, abbiamo fatto, non hanno fatto nulla. Betto, scusa, siccome non hanno fatto nulla e io sono convinto, siccome tu hai facciato le ponte a poi addirittura sei fissato con i trasporti, non è che tu hai una ditta di autobus, scusa, tu non hai niente. Sì, ma pare che uno è fissato. Allora, siccome questo Italia non passerà mai anche i ponti, come diciamo qua a Siracusa, e altro che presentarsi alla nazionale, secondo il tuo punto di vista, circola voce che tu sei stato molto amico con Tito, potesse tornare Tito a Farutino, no, vero? Ma io credo di no. Ora lui ha finito è scaduto il suo ingaggio con il CGA e tra virgolette sarebbe libero. Io, guarda, non sono per il ritorno. Che per il CGA? Come? È caduto già il mandato del CGA? Gli durava 4 anni, mi pare. E non è rinnovabile. Potrebbe andare a fare il giudice al TAR, però non lo so, attenzione, io non ho idea. Credo che stia rifacendo la professione, però saranno cose sue. Anche se io non sono per le minestre riscaldate, anche se Titti sarebbe forte, un nome forte, però bisogna vedere con quale coalizione, con quale partito. Credo che non sia più in buoni rapporti con Forza Italia. Non credo che sia una cosa... Cioè non... Abbiamo bisogno di cose nuove, non abbiamo bisogno di... Dato che questa Siracusa l'abbiamo letto nel Sole 24 Ore e si è classificata penultima, terz'ultima, non so quando... Scusa, ma non sarebbe dignitoso Italia che dice, scusate signori miei, le strade piene di buchi, l'autobus che non funziona, Siracusa che è mezza nasciata, tutto questo, non sarebbe secondo il tuo punto di vista dignitoso a dire
abbiamo scherzato, io mi dimetto, non voglio fare più. Allora, si dovrebbero dimettere la metà in giù di quelle classifiche là, no, non lo farebbe mai, anche perché se tu parli con lui, e lui secondo me è anche convinto, forse si prende la pillola, è convinto che sta facendo bene, che solo lui lo può pensare, e i suoi, diciamo, Italia Boys, questi qua che viva Italia, che non si capisce se è l'Italia o se è Francesco. E comunque in ogni caso non credo che lui si possa dimettere, nessuno si dimetterebbe mai per una cosa di questa qua. Diranno quello che hanno detto, noi dobbiamo avere la forza di dire quello che pensiamo, se pensiamo il contrario lo dobbiamo dire, però è chiaro, ripeto, che lui si sarebbe dovuto dimettere perché non c'è il consiglio comunale, non perché ci sono le buche nelle strade. Invece lui ha fatto, paga un avvocato con i soldi dei siracusani per fare opposizione alla richiesta del consiglio comunale che ha fatto a TAR, per tornare indietro dicendo che siccome loro sono stati cacciati perché hanno espresso un voto che è quello per cui sono consiglieri comunali, cioè loro hanno espresso parere negativo nel bilancio che peraltro era un bilancio vecchio della giunta passata, loro hanno espresso un voto che è quello che è il diritto dovere di un consigliere comunale. Hanno espresso un voto negativo e per questo se ne vanno a casa e il sindaco resta. Questa è una cosa assolutamente inconcepibile e inascoltabile. L'ultima cosa e poi chiudiamo, perché è stata una bella chiacchierata, perché poi dovrei andare col permesso in farmacia. Ma è fare forse una cosa, l'autocertificazione, no, vero? Se la puoi fare, se no te la fai fare dai vigili. Se ti ferma. Siccome abbiamo detto sempre, lo dico sempre io, Castusino è scasso, non è competente, ma non è che è intelligente, sta facendo tragedia, è incompetente. E siccome io ci andare semplicemente a fare l'inaugurazione con le facce, una cosa che ho visto l'altro ieri, ma secondo te potrebbe essere rinviata l'onoraria, la cittadinanza onoraria che ci hanno dato all'arcivescovo, che era tutta sala per me, così piena in questo periodo così difficile? È una domanda un pochettino, scusa, io non è che non c'è, no metto, scusa, è importante, non è che io sto dicendo che non merita di essere anti meschino pappalardo chi stai altro, io dico non si poteva rinviare sta cosa dopo il lockdown? Certo che si poteva rinviare, però il problema è che anche questo essere così cattolico fervente e battendosi il petto alla Salvini di Francesco Italia, siccome io penso che, contrariamente a tutto, penso che sia una persona intelligente, quantomeno colta, quantomeno insomma avveduta, forse comincio ad avere qualche dubbio su questa cosa, però voglio dire, lui ha questa mania ecclesiale, lui ha dedicato Siracusa alla Madonna pregando quando è stata la prima volta nel primo lockdown, si è messo da solo in Piazza Duomo a guardare la Santa dicendo che lui dava il mandato a Santa Lucia di salvarci, una cosa di questo tipo. Ora sarà che io sono scettico, per non dire agnostico, e quindi io non sono credente e non lo capisco questo suo fare, però a vederlo non mi sembra che sia un monaco francescano, quindi lui fa questo esercizio per un fatto, diciamo così, solamente di pubblico. Lui ha pensato che a Natale questa cosa dell'arcivescovo gli poteva venire buono per la sua popolarità. Basta. Va bene, un bettuzzo. Io direi, non so, quanti minuti non mi ha fatto un bettone? Una bella chiacchierata non mi ha fatto. Sì, saranno 25 minuti. 25 minuti, però hai detto tutto, effettivamente meriti un plauso, non col tutto il cuore dello di un plauso per quello che fai e quello che suggerisci a questa benedetta e martoriata città, sperando che le cose possano cambiare e che il Natale possa illuminare al Francesco Italia e dirci: Francescuccio, vattene nella casa perché ha fatto alzare. Tu dici: non ci credi, vabbè, non ci potrebbe credere. Non lo farebbe mai, non lo farebbe nessuno. Lui avrebbe dovuto mettere in moto una questione democratica per la mancanza del Consiglio Comunale, ma lui fa comodo che il Consiglio Comunale non ci sia, perché lui
non ha la forza, non ha il coraggio, non ha la cultura e non ha né, diciamo, lo spessore politico per potersi confrontare con altri. Non ce l'ha. Bravo Umberto, ti voglio bene. Betto, se sei solo, vuoi venire a mangiare a casa? Se no, grazie, preferisco starmi qua. Vabbè, hai capito, che la prestigiamo, se andiamo a mangiare a casa, la prestigiamo. Ciao. Ciao, ciao, ciao.